E c'è anche il problema, uno dei problemi maggiori di chi chiede in questo momento l'idea di un audit per poi fare un default sul debito, che chiaramente io, grande banca di investimento straniera, appena vedo che l'Italia parte con un audit sul debito che può richiedere mesi e non ne so l'esito, e l'esito potrebbe essere che tu non mi rimborsi il credito, io lo vendo sui mercati. Quindi lì una proposta è dire congelamento del debito, poi facciamo l'audit. Lo Stato italiano ha un debito pubblico, blocca tutto, fermi tutto così com'è, congeliamo la situazione, ci prendiamo tempo per vedere l'audit e alla fine decidiamo quale va restituito, quale no, se c'è legittimità. Chiaramente durante questo periodo dell'audit significa che non ti puoi finanziare sui mercati finanziari. Teoricamente appunto l'Italia l'anno scorso aveva un avanzo primario, quindi se non dobbiamo pagare interessi sul debito non dobbiamo neanche farlo di andarci a finanziare sui mercati internazionali, quindi si potrebbe fare. È molto difficile, è molto complesso, ripeto, nuovamente, secondo me, se ci fosse davvero corruzione, evasione fiscale, mafie, lavoro nero, tutti gli sprechi, stiamo ancora pagando il ponte sullo stretto, sono 30 anni che buttiamo soldi per il ponte sullo stretto di Messina e in un momento di difficoltà stiamo buttando 15 miliardi di euro per dei caccia bombardieri da guerra, cioè ci sono una serie di spese che poi uno sì se la prende con la cassa, ma il costo del Parlamento è un'ala di uno dei 100 caccia bombardieri che ci stanno facendo comprare sotto il naso con i nostri soldi. Fatevi due conti pure qua, 60 milioni di italiani, quanto sta pagando ognuno di noi per comprare dei cacciabombardieri? Voi preferireste che i vostri soldi, le vostre tasse andassero lì o andassero per un asilo nido o un ospedale pubblico che funziona? Insomma, tagliamo i soldi agli enti locali e compriamo i cacciabombardieri, quindi insomma. Detto questo, è molto complesso anche per la mole del debito italiano, la storia, farlo risalire a dove viene, anche i dati storici. Noi abbiamo provato a farlo sul Comune di Roma, e da mettersi a ridere per non piangere, insomma. Il bilancio del Comune di Roma, ci sono due possibilità: una sono, ma vi assicuro, tre righe di tabella, spese correnti, investimenti totale, punto, e per Comune di Roma 4 milioni di abitanti. Seconda possibilità, un file da 300 megabyte, è un'ottima connessione per riuscire a scaricartelo, e quando te lo scarichi è una pila di 700 pagine zeppa di cifre, dati, numeri, e ufficialmente il dato è pubblico, un ente pubblico ha pubblicato il bilancio. Credo ci siano due persone in Italia che sono in grado di capirci qualcosa lì dentro. Allora, la democrazia, la partecipazione dei cittadini è anche, non è formale, ah, il bilancio c'è, guardatelo. Perché io non ho un bilancio che sono 20 schede di una pagina con sicurezza, pulizia delle strade, gestione idrica, spese culturali, spese per manutenzione degli edifici, spese di funzionamento? Io voglio dei dati così che mi mettono in grado di capire quando vado a votare, se no tanto vale votare alla cieca, nel centro-destra, centro-sinistra, che uno mi sta più simpatico dell'altro. Io vorrei dal mio comune che mi metta nelle condizioni di capire come vengono utilizzate le nostre risorse. Se non c'è nulla da nascondere, credo sia anche il suo interesse, non mostrare, ah, abbiamo fatto la nuova aiuola nel nuovo parcheggio e poi sotto il tappeto a Roma, vabbè, non ve lo dico per pietà, insomma. Che probabilità c'è oggi che delle grosse lobby finanziarie così facciano delle leggi, cioè propongono tramite la politica delle leggi che facciano andare male il terzo settore, appunto, dove che investe il banco? Qual è la probabilità? Alta o bassa, media? Purtroppo già si sta vedendo, hanno aumentato l'IVA sulle cooperative sociali, per dirne una, insomma devi grattare il fondo del barile. Noi come Banca Etica ancora adesso ci stiamo battendo perché c'è questa questione dell'imposta di bollo sulla custodia titoli per i piccolissimi risparmiatori. Cerco di spiegare a tutti la nuova legge come sta passando adesso: qualunque investitore deve pagare delle tasse sul suo investimento, che è anche giusto. Beh, il problema è che si parte da una base minima di 32 euro, anche se hai in tutto 50 euro di investimenti in azioni, devi pagare 32 euro l'anno di imposta di bollo sopra. Poi piano piano sale questa cifra, però sale molto meno in proporzionalmente, più soldi c'hai investiti sui mercati finanziari, in proporzione meno devi pagare. Perché è un problema grosso per Banca Etica? Perché la forza di Banca Etica sono 40.000 soci, la maggior parte dei quali hanno 500, 1.000 euro in azioni, perché appunto in Banca Etica, se lui ha 100.000 euro di capitale sociale e io ho 1.000 euro, contiamo allo stesso modo, contiamo uno in assemblea, perché io sono una persona, lui è una persona, contano gli esseri umani e non i soldi. Il problema è che se io sono in Banca Etica perché voglio partecipare, ma dico in Banca Etica potrebbe essere qualunque impresa, anche una SPA, io voglio comprare due azioni dell'ENI perché voglio andare in assemblea dell'ENI a far sentire la mia voce. Se compro 50 euro di azioni e devo pagare 30 euro di imposta di bollo ogni anno, non le compro più. Se ho
investimenti molto più alti, quindi è proprio l'idea che essere azionista non è neanche più partecipare alla vita di un'impresa, è unicamente un investimento speculativo. E qui, al di là del fatto che penalizzerebbe banca etica come le BCC, come le banche di credito cooperativo, che pure hanno migliaia di piccoli soci, di risparmiatori, ma è proprio l'idea che pur di raschiare il fondo del barile, in realtà promuovi quello stesso modello finanziario speculativo che tutti riconoscono che è alla base della crisi. E in questo momento sì, è molto complesso cambiare strada, è complesso da un punto di vista finanziario, economico, sociale, eccetera, prima ancora è complesso da un punto di vista culturale. Vedete, 30 anni che siamo immersi nel dogma unico che è il neoliberismo, che è i mercati funzionano da soli, lo Stato deve farsi da parte, i mercati funzionano sempre. Oggi è rendersi conto che non è così, che abbiamo vissuto senza regole, abbiamo vissuto un sogno, questo sogno è diventato un incubo e bisogna cambiare strada. E cambiare strada vuol dire cambiare modello culturale, cominciare a rendersi conto che è una follia un modello economico, appunto ne parlerete se viene Serge Latouche su questo, ma al di là della decrescita, un modello economico che è fondato sulla crescita del PIL come unico obiettivo è una completa follia, perché se vai in un asilo e chiedi a dei bambini di 4 anni ci può essere una crescita infinita in un pianeta di dimensioni finite, tutti ti dicono no e si mettono a ridere, se lo chiedi a degli adulti invece sì, perché noi andiamo in quella direzione là. Abbiamo la terra che è finita, ma postuliamo l'aumento infinito dei consumi, dei consumi energetici, della produzione di rifiuti, di qualunque consumo. E su questo iniziare a renderci conto, una battuta mi viene in mente, c'era questo autore americano che diceva che il nostro modello economico è basato unicamente sulla continua crescita infinita del PIL. In un modello del genere possiamo identificare in un tale sistema qual è l'eroe del PIL e il vigliacco del PIL. Cioè l'eroe del PIL è un malato grave con una causa di divorzio a cui crolla la casa, perché nessuno come lui fa girare l'economia. Metti i medici, le assicurazioni, gli avvocati, cioè è fantastico quanto fa girare l'economia lui. All'opposto c'è il vigliacco del PIL. Il vigliacco del PIL è una persona che ha l'orticello dietro casa, fa volontariato e va al lavoro in bicicletta, perché una persona del genere non produce PIL, non produce ricchezza. Allora, per cominciare a immaginare un nuovo modello, semplicemente domandarsi quale dei due è più felice e verso quale modello economico vorremmo andare, insomma.